Siamo nella sede Disney, dove oggi si è parlato delle novità che riguardano soprattutto Disney Junior. Quali le principali che vedremo nei prossimi mesi e nel prossimo anno? Ma le novità che abbiamo visto oggi sono, due sono già partite da poco, uno è Dottoressa Peluche e l'altro è Sofia, Principessa Sofia, ma oggi abbiamo presentato anche due novità che usciranno a breve. Una è una sceriffa, per questa volta sarà lo sceriffo, che di solito è un maschio, sarà una femmina, quindi la sceriffa Kelly, che arriverà probabilmente a primavera. E un altro prodotto che è legato ai sette nani, che saranno dei sette nani completamente diversi da quelli che siamo abituati a vedere nei film, nei vecchi film Disney, molto più irriverenti e divertenti, molta comicità, e questo è un prodotto che arriverà però in autunno. Come si posiziona Disney Junior all'interno del bouquet? Quali i risultati che raggiunge in termini di ascolti? Disney Junior è il canale ovviamente dedicato ai bambini più piccoli, età prescolare, è il primo canale nel mercato italiano pay in termini di ascolti, e si posiziona ovviamente diversamente proprio per il target ridotto, per un target molto più limitato rispetto a quelli che sono Disney Channel e XD. Comunque è esattamente, come dicevo prima, il primo canale in assoluto sul mercato italiano. I titoli che avete presentato oggi saranno sostenuti anche da iniziative di marketing ad hoc, campagne piuttosto che eventi? Sì, assolutamente, tutti i lanci dei nostri prodotti saranno ovviamente seguiti da campagne e eventi che stiamo adesso pensando, non abbiamo ancora le idee chiare, stiamo cercando di capire in base alla data esatta di uscita che campagna pensare, insomma. E un accenno alla raccolta pubblicitaria, come sta andando? Domanda difficile di questi tempi, ma devo dire che noi, proprio grazie alla forza e alla qualità del nostro brand, troviamo abbastanza facile trovare aziende che vogliono abbinare il loro brand al nostro, che è un brand di qualità, e quindi soffriamo molto meno di tanti altri. Anzi, devo dire che quest'anno stiamo andando ancora meglio dell'anno scorso. Quindi sì, sicuramente un periodo difficile per la televisione, per la raccolta pubblicitaria televisiva, ma come sempre la qualità fa la differenza, e il brand Disney in questo caso, insomma, ci aiuta molto. Ultima domanda, allarghiamo lo sguardo anche agli altri canali, qualche anticipazione di quello che vedremo? Ma guardi, è un po' presto adesso per fare anticipazioni sugli altri canali, stiamo pensando a tanti nuovi progetti che però è un po' presto adesso a annunciare, però sicuramente Disney Channel, che è il primo canale in assoluto in termini di ascolti in Italia, andrà avanti ancora con Violetta, che è stato un successo ormai da 2 anni, e ripartirà la nuova stagione a breve, a ottobre, e stiamo ovviamente pensando a altri prodotti simili, perché abbiamo visto che è quel tipo di prodotto che per il pubblico italiano sicuramente va molto bene. Poi tanti nuovi progetti anche di prodotti americani che arriveranno a breve, quasi tutti di live action, perché su Disney Channel principalmente ci focalizziamo solo live action. Su XD invece, che è più dedicato ai maschi, ci sarà un mix di live action e animazione, però anche qui abbiamo dei progetti, però non abbiamo ancora le date di uscita, quindi è un po' prematuro dare adesso delle notizie.